conosciamo e vogliamo comprendere bene il brano del Vangelo. Dunque, a che cosa Dio ci chiama? Dice, in maniera degna della chiamata che avete ricevuto. E poi, una sola speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, che vuol dire chiamata. Dunque, la parte importante è capire a che cosa Dio ci chiama. Ve lo dico io, è meglio, è una cosa semplicissima, eh? Dio ci chiama a essere felici. Dio ci chiama a essere contenti. Dio ci chiama a essere veramente noi stessi. Dio ci chiama a scoprire che il nostro essere suoi figli ci permette di avere nel cuore quella pace, quella serenità, quell'equilibrio, quella gioia, quella realizzazione che solo lui può darci. Dio ci chiama a essere felici, ricordiamoci questa cosa. Dio non ci chiama a essere tristi, Dio non ci chiama a essere superficiali, Dio non ci chiama a sprecare la nostra vita, il nostro amore, il nostro cuore, dietro a chissà quali promesse. Dio ci chiama a fidarci di Lui. Dio ci chiama per essere felici. La vocazione è questa, trovare quella strada, quel modo di vivere che innanzitutto rende felici noi e poi, di conseguenza, anche gli altri. E se ci pensiamo, la vicenda della Samaritana che abbiamo letto in questo brano del Vangelo ci descrive proprio questa cosa. Questa donna, che io amo alla follia, una delle poche donne che amo alla follia, nel senso, per vedere un po', naturalmente, questa donna, nella sua vita, non aveva compreso questo. Si era messa alla ricerca di chissà quale amore, di chissà quale risposta. E a me fa tanta tenerezza questa donna, perché questa donna era rimasta fregata dagli altri, era stata presa in giro da uomini che l'hanno usata, da uomini che non l'hanno capita, da uomini che non l'hanno appunto amata, per uomini che non l'hanno accolta così com'era e magari le hanno imposto chissà quale modo di vita. Ecco perché lei dice 5 mariti più uno. Quindi attenti a giudicarla questa donna qua come una un po' così. Questa donna aveva in sé una grandissima sofferenza, una grandissima delusione. Se avete fatto attenzione, c'è un particolare, anzi due, che a me fanno impazzire perché sono bellissimi. Il primo, provate a leggere quando avviene questo incontro tra Gesù e la donna. È proprio l'inizio, eh? È importante imparare bene a leggere il Vangelo. Allora, quando avviene? Era mezzogiorno. Non era mezzogiorno. Attenzione, perché le parole del Vangelo sono tutte importanti. Facciamo un po' di alla ricerca della parola chiave. Era? Circa. Circa mezzogiorno. È un po' diverso da mezzogiorno, eh? Domandola super mega. Nel Vangelo, in tutti e quattro praticamente, c'è un altro episodio che avviene circa mezzogiorno. Vi do un aiuto. Giovanni ci tiene a sottolineare questo mezzogiorno. Prima cosa, perché
giorno è l'ora più calda in Terra Santa ed è da matti andare a prendere l'acqua a mezzogiorno, rischi di schiantare per il troppo caldo. Eppure questa donna ci va perché si era un po' staccata delle malelingue, si era un po' staccata di quelli che la giudicavano come una poco di buono e un incapace a fare nulla. Allora diceva: vado dove non incontro nessuno, vado dove sono sicuro di non beccare nessuno, così mi vivo tranquillamente la mia vita. Pensate alla donna che arriva lì al pozzo, non solo trova una persona, ma un uomo. E no, questo mi giudicherà anche lui. Questo mi userà anche lui. Pertanto sa che donna sono. In più, mezzogiorno è l'ora della croce. È l'ora di quando Gesù viene crocifisso. Quell'ora in cui Gesù donerà a tutta l'umanità l'unico amore capace di far stabilire il nostro cuore e la nostra vita. Secondo particolare, poi concludo, prometto. Guardate lezioni di grammatica, perché la grammatica è importante che nel Vangelo. Ragazzi, i tempi verbali li avete fatti a scuola, qualcuno sì, qualcuno no. Guardate in che tempo è scritto il dialogo tra Gesù e la donna rispetto al resto del Vangelo. Oh, questo non come rompe oggi. Guardate, guardate, è importante, eh? Vi aiuto. Ah, l'ho detto? Al presente, tutto il resto del brano è scritto al passato. Il dialogo tra Gesù e la donna è tutto scritto al presente, perché questo dialogo non è solo per quella donna là 2000 anni fa, ma è per tutti noi. Infatti non c'è scritto il nome della donna, c'è scritto solo donna, ma dietro il nome, la parola donna, noi dobbiamo leggere umanità. Ciascun uomo, ciascuna donna di tutti i tempi deve avere con Gesù questo dialogo, questo incontro che gli cambia la vita, anzi che gli fa capire qual è la vera sua vita, quella di figlio amato. A Dio non importa quante volte l'abbiamo tradito, a Dio non importa se noi non siamo dei cristiani perfetti, anche perché il cristiano perfetto non ce n'è neanche uno. A Dio importa che noi andiamo da Lui e gli chiediamo questo amore per noi, che gli chiediamo di entrare nella nostra vita, che gli permettiamo di entrare nella nostra vita con la richiesta di perdono, naturalmente. In fondo questa donna ha fatto questo, non ha nascosto le sue fragilità, gliel'ha detto 5 mariti più uno, non gli ha nascosto di essere imperfetta, non gli ha nascosto di aver bisogno di un amore più grande, di aver bisogno di un qualcosa nella sua vita che potesse riempirla, che potesse dare un senso alla sua vita. E quella donna ha capito che Gesù era quel senso lì, che Gesù era quella risposta che stava cercando. Ecco perché allora non ha più paura di tornare da quelli che la giudicavano male a dirgli: oh, ma io l'ho trovato il Messia, mi ha parlato, è qua. E quelli vanno e Gesù rimane 2 giorni, quindi il terzo giorno parte, il terzo giorno è la risurrezione. Quindi anche per noi c'è questo compito di incontrare Gesù nella nostra fragilità, nella nostra verità, e da questo incontro sentirci rinnovati, rafforzati, amati e tornare nelle nostre case, nei nostri ambienti e dirgli: io ho incontrato Gesù, prova anche tu.